Secondo quello che dicono le pubblicazioni della Watchtower, l'ONU corrisponde alla simbolica bestia selvaggia descritta in Apocalisse, come viene evidenziato nella torre di guardia del 1 ottobre 1985, pagina 14, paragrafo 7. Leggiamo la parte evidenziata in rosso. Riconoscete ora la bestia? Certo. Corrisponde alla cosa disgustante che causa desolazione, chiamata all'inizio Lega o Società delle Nazioni e ora Nazioni Unite. Visto con quale termine viene definito l'ONU? Come la cosa disgustante che causa desolazione. Quindi, per i testimoni di Geova, l'ONU è qualcosa di disgustante. Questo viene ulteriormente confermato dalla torre di guardia del 1 aprile 1979, alla pagina 5. Anche qui leggiamo la sottolineatura in rosso che dice: anche la cosa disgustante che causa desolazione, pure identificata in Rivelazione capitolo 17, versetto 3 e 8, come la bestia selvaggia di colore scarlatto è apparsa prima sotto forma di Lega delle Nazioni e poi di Nazioni Unite. Come nella torre di guardia precedente, la Watchtower definisce l'ONU la cosa disgustante. Secondo i testimoni di Geova, l'ONU è la falsa soluzione di Satana per portare la pace. Vediamo questo nella Svegliatevi del 22 ottobre 1985 alla pagina 10. Leggiamo la sottolineatura in rosso. Pertanto, i testimoni di Geova rifiutano la falsa soluzione di Satana, l'ONU, per la sua inadeguatezza. Più chiaro di così? Per i testimoni di Geova, secondo quello che dice questa Svegliatevi, l'ONU è in stretta combutta con Satana. Eppure, i testimoni di Geova sono stati affiliati all'ONU dal 1991 al 2001 come ONG, ossia organizzazione non governativa, per avere accesso, a loro dire, alla biblioteca. Quasi nessuno sapeva di questa affiliazione, infatti anche oggi, se dovessimo chiedere a un testimone di Geova delle delucidazioni a riguardo, probabilmente cadrà dalle nuvole. Le ONG aderiscono alle Nazioni Unite e ne accettano i criteri di associazione. I criteri per essere associati come ONG richiede che si faccia pubblicità favorevole alle Nazioni Unite. La Watchtower potrebbe mai fare pubblicità favorevole all'ONU? Questo avrebbe significato fare compromesso con Satana, perché l'ONU per loro rappresenta uno strumento di Satana. Eppure, questo compromesso lo ha fatto aderire a un'organizzazione che loro ritengono essere la bestia selvaggia e la cosa disgustante è ipocrisia. Sebbene dopo hanno tentato di giustificarsi dicendo che hanno aderito soltanto per consultare la biblioteca, va anche sottolineato che per avere accesso al DPI, ossia Dipartimento di Informazione Pubblica, non è affatto necessario registrarsi come ONG. Persone comuni possono avere accesso alla biblioteca dell'ONU senza esserne associate. L'adesione alla bestia selvaggia, come la definiscono loro, è rimasta segreta finché nel 2001 un articolo del The Guardian, che raccogliendo le accuse di alcuni ex affiliati al movimento, comunicava come da circa un decennio la società Torre di Guardia fosse un ONG riconosciuta dall'ONU. Emerse anche che all'interno della Watchtower quasi nessuno sapeva dell'affiliazione.
La cosa divenne di pubblico dominio e la Watchtower, oramai scoperta, fu costretta a fare richiesta di dissociazione. Ecco la lettera dell'ONU alla Watchtower dell'11 ottobre 2001, che accoglie la richiesta della Watchtower di essere dissociata dopo 10 anni di affiliazione. In seguito allo scandalo, i portavoci della Watchtower hanno cercato di inventare delle scuse per giustificarsi, asserendo che la loro affiliazione l'avevano fatto per consultare la biblioteca. Scusa insensata, perché la Watchtower l'iscrizione l'ha fatta all'ONU e non alla biblioteca dell'ONU. Asserivano inoltre che molti di loro sapevano di questa affiliazione. Ma dove sta scritto? Perché non indicano una torre di guardia o una svegliatevi o altra letteratura a diffusione internazionale di quei tempi, dove è riportato in modo chiaro la loro affiliazione all'ONU? Non esiste. Hanno tentato ancora di giustificarsi dicendo che l'elenco delle ONG era pubblico e poteva essere consultato anche da internet. È innegabile che la Watchtower ha fatto la richiesta di adesione all'ONU in sordina. È vero che l'elenco delle ONG era consultabile anche su internet. Però si sarebbe dovuto fare una ricerca specifica all'ONU e solo all'ONU, visto che non risultava in nessun altro luogo tale affiliazione. Ma chi si sarebbe mai sognato di fare una simile ricerca? Quale ragione c'era per farla? Possono inventarsi tutte le scuse di questo mondo e girare e rigirare la frittata come vogliono. Ma la realtà è semplicemente questa. La Watchtower era iscritta all'ONU? Sì o no? Certamente che era iscritta. Allora la Watchtower ha aderito a un'organizzazione che lei condannava come falsa soluzione di Satana. Questo si chiama ipocrisia. Un'altra scusa che trovarono era quella che riguardava l'iscrizione all'ONU, dicendo che c'erano dei criteri che vennero poi cambiati negli anni successivi. C'è però da dire che l'iscrizione era rinnovata di anno in anno. Questo significa che la Watchtower per 10 volte di seguito ha rinnovato, firmandola, l'iscrizione all'ONU, praticamente accettando i nuovi criteri. Quindi la Watchtower, oltre ad essersi comportata ipocritamente, aderendo a un'organizzazione che lei condannava come ispirata da Satana, lei stessa l'ha cavalcata insieme alle altre religioni che lei condannava. Questa è la verità.